siano dati Gesù e Maria. Sempre siano dati. Ieri era la memoria di San Barnaba, quindi le letture che abbiamo proclamato erano quelle proprio della festa di questo grande apostolo, ma da ieri è iniziata la lettura continua del Vangelo di San Matteo, dal capitolo 5 in poi, quindi ci sentiremo, saranno delle giornate meravigliose, tutto il discorso della montagna, per piccoli chiaramente paragrafetti, ed è anche iniziata la lettura attraverso il libro di Samuele, del primo libro delle, scusate, del ciclo di Elia, il primo grandissimo profeta di Israele. Oggi il Vangelo ci ricorda attraverso le immagini del sale e della luce, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo, due caratteristiche fondamentali dei discepoli di Gesù. Nel sale tutti i dottori e maestri di spirito vedono simboleggiata la sapienza. Quindi i discepoli di Gesù hanno la sapienza e hanno le opere sante, si riconoscono da queste due cose, secondo Gesù. Uno che è discepolo di Gesù è santo, risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedono le vostre opere buone. E la santità, guardate che la santità non si ostenta, o peggio ancora quando non c'è si simula o si gonfia, no? Si carica, ma se una persona è santa si vede, anche se è molto umile come era umile la Madonna. Immaginate se aveste incontrato la Madonna, non aveva segnali appariscenti e cose di questo genere, ma solo da vedere come si comportava, come trattava le persone, eccetera, si capiva che stava dinanzi a una persona di un altro livello. E un discepolo di Gesù ha la sapienza, cioè la capacità di vedere tutte le cose con gli occhi di Dio, cioè non in maniera semplicemente umana, ma in maniera divina. E questo le persone lo colgono. Quando una persona, un figlio di Gesù, apre bocca, non parla tanto che chiacchierare, non parla alla maniera umana, ma ha una luce sulla vita soprannaturale. E questo si vede. Quindi, sapienza divina e opere sante sono distintivi del discepolo di Gesù. Ora, la prima lettura, questo è un episodio famosissimo, e Gesù lo cita nella sua predicazione. Vi ricordate quando stava a Nazareth? Di fronte all'incredulità dei suoi connazionali che dicevano: ma questo chi è? Si mette a fare il profeta, questo è il figlio del falegname di San Giuseppe. Quindi dubitavano di Gesù. Gesù cita due episodi. Dice, c'erano molte vedove al tempo di Elia, ma nessuna di loro come profeta, se no non una vedova di Sarepta di Simone. E questo è l'episodio di Gesù fa riferimento, quello che abbiamo proclamato. E poi cita l'altro esempio di Naaman il Siro. Che è successo? In Israele c'era, si è letto nella, si sarebbe dovuto leggere ieri, la siccità. C'è stato un periodo in cui il nostro Signore, a castigo dei peccati di re Acaz, disse a Elia: beh, proclama che adesso per 3 anni e 6 mesi mando la siccità e non ci sarà una goccia d'acqua fino a quando tu non dirai piova. E così fu. Cioè, la carestia. Quindi, non mangiava nessuno, la gente è morta di fame. Questa povera vedova, che abitava in una terra limitrofa, e non apparteneva al popolo di Israele, perché era una pagana, era di Sidone, nella zona di Tiro, riceve la visita di Elia. Stavano sotto carestia, infatti gli dice: guarda che un po' d'acqua te la posso dare, ma se vuoi una focaccia c'è rimasto un pugno di farina e un pochino d'olio. Fatti questo, io e mio figlio ce l'hanno già un po' di vino, perché è finito tutto, siamo in siccità, non sta niente. Cosa dice Gesù? Cosa dice Elia? Fai prima una focaccia per me, perché così dice il Signore. La farina non diminuirà e l'orcio dell'olio non verrà meno. Per tutto il tempo, e sapete che è successo? Questo ci ha creduto, ha fatto così, e mentre tutti morivano di fame, lei rimaneva tutti i giorni, perché la farina non diminuiva e loro l'orcio non diminuiva. Capito? Allora, questo è un elogio. È un elogio della fede. Allora, voi capite cosa è successo a questa donna? Domanda: noi ci crediamo che Dio, qualunque cosa voglia fare, la può fare? Ci crediamo veramente o no? Questo ci ha creduto. Allora, noi non possiamo sapere, noi non possiamo tentare Dio, noi non possiamo dire a Dio: bene, se tu esisti, fammi questo miracolo. Cioè, dimostrami che sei onnipotente. Questo Dio non lo farà mai, perché Dio
non vuole, attenzione, fare tutto ciò che può, attenti, ma può fare tutto ciò che vuole, non è esattamente la stessa cosa. Allora, questa donna gli ha manifestato la sua volontà attraverso il profeta, ha detto: guarda, se tu fai quest'atto di fede, io userò il mio potere per non farti diminuire la farina nell'olio. Gliel'ha detto. Quindi Dio ha detto: io voglio fare questa cosa e questa la farò in forza della mia onnipotenza. Ci credi? Sì, fatto. Capito? È diverso quando noi diciamo: bene, se sei onnipotente, supponiamo che io non fossi andato, dimostramelo, non mi fare venire la farina e l'olio. Non avrebbe fatto questa cosa qua. Molto diverso anche se tratta della stessa cosa. Capite? Solo che la provocazione che viene fatta a noi è questa. Io credo veramente che Dio è onnipotente. E che se mi fido io di lui, io sto sicuro, perché sto nelle mani di colui che è onnipotente. Se Dio non vuole che noi non succeda niente dai male, dicevo poco fa, ho appena terminato una catechesi in diretta, se può scatenare tutto l'inferno contro, ma se Dio non vuole che a me succeda niente di male, non mi tocca nessuno. Per quanto Dio si può mettere nessuno, se tu ci credi. Ci crediamo veramente che Dio è così? Oppure se fossimo stati nei panni della vedova di Sarepta, saremmo capaci di affidarci in questo modo? Io racconto sempre la storia di un mio caro amico, l'ho raccontato tante volte e poi concludo, forse voi non l'avete sentita mai. Eravamo giovani, avevamo 18 anni, era un periodo che ci aveva un po' preso a tutti quanti, ci eravamo un po' avvicinati a Gesù, ogni tanto leggevamo la Bibbia insieme, insomma così, no? Questo mi fa, incontro un giorno, Leonardo, ti devo raccontare una cosa. E dove è successo? Dice: oh, ma il Vangelo è proprio vero. Ma che è successo? E sai, mio padre, no, l'altro giorno sono uscito, c'erano in tasca, c'erano ancora le 5.000 lire, c'erano solo quelle. Pomeriggio dovevo andare al cinema, ma c'avevo un pezzo da 5.000 lire. A un certo punto incontro un barbone per strada, questo mi ha fatto loro, che sono stato a chiedere le cose. Mi sono messo la mano in tasca, speravo c'era qualche spiccio, c'avevo solo queste 5.000 lire. Dico: vabbè, lasciamo per il cinema, gli ho dato 5.000 lire. Torno a casa, mio padre mi fa: ho deciso di fatto pregare. Avviato un assegno 500.000 lire. Così. Quando tu non vieni, abbiamo letto il Vangelo che diceva: chi lascia qualunque cosa per me padre, riceverà 100 volte tanto e poi la vita eterna. Cioè, ti ho dato 500.000 lire. Cioè, lo vedi? Ma lui non ci stava a pensare. Vedi, il nostro Signore ha voluto dargli spontaneamente una dimostrazione. Cioè, guarda, attento, perché se ti dico una cosa del Vangelo, quella cosa è bene, ma ne dica a chiacchiera. Se è fidato, hai un certo, e la ricompensa 100 volte tanto. Capito? Questa è una storia vera, ancora vivo sto mio amico, se volete che lo faccio per essere qua, ce l'ho contata lui, tanto viene, ce l'ha mangiato in sentenza, quindi è ancora vivo. Quindi, per dirvi, è così. Quindi, è bene sapere che stiamo nelle mani di un Dio così grande e potente. Bene, vediamo Maria Santissima, che è la sede della sapienza, che ci aiuti ad imparare la sapienza del Vangelo e a viverla e mettere in pratica, ad essere sempre portatori di luce con una vita santa e soprattutto ad avere una grande fede, come quella di questa grande sconosciuta donna che con questa fede ha mangiato quando tutti stavano a digiuno, dando la possibilità all'onnipotenza di Dio di spiegare in lei tutta la sua forza e potenza. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre, signora.